oggi, accompagnato dal personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha fatto rientro in Italia il latitante ndranghetista Domenico Pavianiti, un cinquantenne di San Lorenzo, latitante, ritenuto esponente di spicco dell'omonima 'ndrina calabrese. Pavianiti era stato arrestato dalle autorità iberiche ad agosto scorso grazie alla poderosa attività di indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna d'intesa con la Procura della Repubblica. Un'indagine che è stata condotta per diversi mesi in Italia e all'estero attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, oltre che di monitoraggio tecnico. All'atto dell'arresto il pregiudicato è stato trovato in possesso di una consistente somma contante, un passaporto falso di nazionalità portoghese e soprattutto numerosi cellulari che sono già al vaglio dei carabinieri. Il latitante ora deve scontare una pena 11 anni, 8 mesi e 15 giorni di reclusione perché è ritenuto responsabile di associazioni di tipo mafioso, plurimi omicidi condotti tra gli anni 80 e 90 nell'ambito della guerra di 'Ndrangheta, tra cui uno perpetrato proprio a Bologna ai danni di un pregiudicato corregionale, e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.